Allora, sono Marco Scrone, signore e signori, benvenuti in una nuova puntata della Rustic Water, il pack qui tecnicamente viviamo sott'acqua, però abbiamo anche effettivamente questo spiazzo dove, nell'ultima puntata, oltre a tante piccole implementazioni che stiamo facendo, tacchete ticchete sotto, quindi per tutta la quality of life e comunque per le farm, ringrazio anche dei commentini che poi andremo a mettere in atto, abbiamo iniziato, grazie al Mycelium, lo spawning degli animali, che voi non vedete, ma come potrete vedere, ecco qua, queste qui sono la loro experience. Experience, vi faccio del male, vero? Ai ai! Ok, sì, vi faccio molto del male. Però vabbè, non è così tanta esperienza per morire. Perché? Perché se ci allontaniamo, i mob spawnano e ero stanco di menaglie, quindi mi sono messo a FK là. E guardate un po', guardate un po', niente male per davvero. Il che mi ha permesso, con un colpo di genio, il che mi ha permesso di fare queste farm qui, ok? Che stanno producendo, ma poco, sinceramente. Eccole qua, quelle di legno. Come ho fatto a farle in sciallezza? Un colpo di genio. Ho messo qui un extractor. E guardate qua dentro, ci ho buttato un botto di legna. Quindi adesso possiamo prendere direttamente la triple compressed wood. Senza doverci rompere le scogliones. Andiamo a prendere una ender cestona. Ender cestona, perfettissimo caffè. Eccola qua. L'ho presa, ma non ho presa. Ah, giusto, perché premo shift. Ecco fatto. E andiamo a metterla, direi, qua. Non mi ricordo se le cose entrano... No, col quarzo proprio. Che è sto vento? Sentite il vento? In questa maniera tutti i cibi crudi entreranno dentro il nostro sistema senza doverci scagazzare un cacchio. In questo pack non c'è un hopper più veloce. E quindi andremo a usare un extractor di item che abbiamo preso in grande quantità l'ultima puntata per non badare le spese. E quindi lo possiamo mettere, che ne so, uno qui e lui qua. E dovrebbero entrare, ecco qua, facciamo gli stack. Tutti questi oggettuncoli, meraviglioso. Quindi ragazzotti, possiamo riprendere da dove eravamo rimasti. Vi ricordo che qui fuori fa freddissimo e l'unica cosa che possiamo fare è animali e piante, perché sotto la pressione li schiaccia e non crescono, cioè non crescono le piante. Però effettivamente qui sopra è difficile costruire perché abbiamo soltanto 6 blocchi per costruire, dovremmo svuotare qua sotto, non possiamo piazzare certi tipi di macchinari, non so perché, non mi ricordo qual è la motivazione. Vabbè, insomma, è un po' blindata la situazione, noi dovremo sempre vivere sott'acqua tranne queste liete parentesi. Ora andiamo a buttare qui dentro questo. Andiamo a prendere un po' di cibo, perfetto, e andiamo a vedere il nostro... Ah, tra l'altro fa freddissimo, come potete vedere, il mio thermal regulator scende incredibilmente. Andiamo a vedere le quest che vi dicevo, riguardano questa, appunto, questa parte. Eccoci qua, ci chiede di fare lo stone. Ah, io ho fatto... Giusto, regà, sono un pirlone. giusto, ci chiede il triple compressed stone... E il Triple Compressed Iron. Ora, di Iron io ce ne ho 9000. Quindi penso che vada bene lo stesso. Ma lo sto dicendo a rallenti. Ma per quanto riguarda la Stone, ne ho 900. Ai, ragazzi. 900 non è tanto. Non è tanto per il cacchio. Vediamo un po' se ho un compress. Ce l'ho un altro, yes, thank you, il compacting, scusatemi. Facciamo così, ah, l'avevo messo qua sopra. Ok, stanno entrando. Ne facciamo uno? Sì. Ne facciamo due? Sì. Ne facciamo tre, perfetto. Uno, due, tre. Buttiamo dentro, facciamo... Ammazza. Ammazzetta, robetta. Ma dove sta il coso, scusami, quello che ci interessa a noi è questo. Triple, sì, e questa... Non mi dica, è double. Raga, non ci ho pensato. Questa è stone? Questa che è? Questa è single? Questa è double? Quindi ce ne servono 21, giusto? No, 9, 18, 27. Viene da sé, ragazzi, perché 900 sono praticamente 10 tribe, l'esigenza di fare noi, appunto, una piccola farmina. Allora, noi qui abbiamo un Igneous Extruder che va a lava, e la lava sembra essere finita, la devo switchare, ma tanto abbiamo fatto 1600 d'ossidiana e quindi potrei anche dirmi satisfied per adesso. Per adesso. Ah, attenzione,
Io posso fare farmare direttamente le iron per poi potenziarle fino a un massimo livello. Fighissima questa cosa. Ok, quindi ci serve. Lo stone è un passaggio, non è una cosa. Io pensavo una cosa un po' più, capisci? E invece no. Ok. Qual è la maniera migliore per fare la stone in Minecraft moddato? Abbiamo il setaccio, ovviamente. Abbiamo l'ignis extruder con. Però se non sbaglio, questo qui consuma lava. No, zero. Allora, ragazzi, ignis extruder massimizzato e si va a bombazza. Lo andremo a mettere qua e ovviamente lo dobbiamo potenziare all'inverosimile. Qui dobbiamo evitare che spawnino i creeper perché sennò ci scoppiano casa. E visto che sono un bravo Marcus Cron, avevo evitato sia il crafting di un nuovo ciccio ciccio che già abbiamo visto che tutte le compravendite con il nostro simpaticissimo mercante. Tra l'altro mercante che comunque devo dire è davvero una meccanica molto interessante. Sono anche andato nel Nether, ho spostato la pampa ed ecco qui la nostra lavola. E volevo vedere che cosa faceva questo qui. Lauge ciccio ciccio ciccio. Oh my god. Non serve l'acqua? Oh, che carino. Vai, ragnatela. No, vuole. Come vuole la lava? Hai mentito sapendo di mentina? Ah no. No, no. Wow, ok. E così? Però così dovrebbe andare ancora più veloce. Non lo so, non lo so, non lo so. Molti ragazzotti mi hanno detto, Marcus, perché fai un Ender Tank di acqua? No, ci avete ragione, senza ci aveste. Andiamo a farla, raga. Tank ottimizzazione, perché ogni volta non vogliamo rifare le stesse fottutissime cose. Water abbiamo qui, no, non mi pare, non ce l'abbiamo, no. Però dobbiamo prendere degli extractor, ecco qua, dei liquid fluid Antonio Calabro. Andiamo a prendere i lapiscazzoli, tra l'altro, eccoli qua. Facciamo un bel colore acqueoso, che spero di non aver utilizzato in un'altra cosa. E quindi, ragazzotti, possiamo andare. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo sotto casa? Ma sì. Ma sì. Così evitiamo pure di sprecare questi, eh. Ne usiamo due e poi non li utilizziamo più. Sotto casa di papà. No, devo uscire da qua adesso, è vero. Eccomi qui. Allora, qui c'era un sottoto. Eccolo qua, il sottoto. Allora, facciamo così. Poi c'ho questo pezzo di basalto, lo userò. Facciamo così. Perfetto. Idem con patate di qua. Aspetta un pochino. Viaggio un pochino strano questa, senza le mie pinne. Oppela, rompiamo. Perfetto. Non so perché stanno prendendo, anche se questo è pieno. Ah no, 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 non è pieno. Non è così veloce come pensassi. Come avessi pensato. Oggi le coniugazioni proprio non sono mie amiche. Vabbè, potrei effettivamente aumentare il numero di cicce cicce. Casa, eccoci qua. E adesso tecnicamente io posso fare direttamente così, giusto? Vediamo. Facciamo. Beh, è assai veloce effettivamente, eh. Non male, non male, non male. Andiamo a tirar fuori. E signori, stiamo farmando la nostra amica Stone. Non è tanto, cioè non è uber veloce. C'abbiamo un metodo per uber velocizzare le cose. Sarebbe andare a cercare nella mia ciaccotta. Eccola, è lei. Fare così, fare così, fare così. E poi fare così. Però non so. L'acqua se ne va. L'acqua se ne va. E se invece mettessimo questo, facessimo questo. Andiamo a vedere quanto. 8,50. Scende la corrente. Minchia. Ragazzotti, scende la corrente di tantissimo. Però siamo a 1000. Wow! Ok, lasciamo stare il nostro ciccio ciccio e andiamo a fare un ottimo, cioè implementare un ottimo suggerimento di ottimizzazione che mi ha dato un ragazzotto. Ovvero, noi dovremmo poter sacrificare una di queste farm, non questa perché questa è pura marcia, ma diciamo una di queste, ok, con un simpatico Iron Golem, che tecnicamente io dovrei avere all'interno di Lassi, Pinguino, Morphlus, Squiddo, Porcalli, e allora ce l'ho qui. Witch, Imp, Zombie, Merchant, Evoker, Magma, Iron Golem, eccolo qua. L'Iron Golem è lui, no? Per intenderci, quello classico vanilloso. Abbiamo fatto un test ed effettivamente il test funziona, quindi noi possiamo avere, raga, infinito. Oh. Infinito, dove sta? Infinito ferro? Ah, avevo fatto questo marchingegno giusto per fargli arrivare qui e quest'altro qui. Qui dentro quindi ci sta il Coal Coke. Se io metto qua sopra questo,
sei tu, è l'Iron Golem. E facciamo così. Ok, sì. Vai alla grande. Pronto? Ancora no? Minchia, se sei lento, frate. Sono abituato con quella di diamante? Probabilmente sì. No! Non è vero! Non è vero! Pogherissimo, signori! Guardate qua! Iron! Capito? Cioè lui ogni tanto ci produce 5 pezzi di iron e i fiorellini, attenzione. I flowers, che si chiamano poppy, dobbiamo buttarli dentro un drawer normale con un upgrade. Quello lì che mette soltanto uno stack. Oddio, in realtà no, non necessariamente. Possiamo fare così, metterceli e basta, che non li trovo. Ah, ce l'ha messi lui. Vedete? Così non si impalla. Fantastico. E noi sappiamo, cioè io penso che ce ne vorrà per consumare questo cosetto, che qui ci sarà sempre del ferro, ci sarà sempre del coal coke. Guardate qua. E qui abbiamo sempre il creosote oil. Ah, sono molto soddisfatto. Grazie al ragazzotto che ci ha fatto questo commento. In realtà, noi, considerato la farm importante che vogliamo fare, cioè il farmaggio schifoso a cui vogliamo arrivare, mi sa che di ferro ce ne serve tanto. Quindi questi 9.000 per adesso forse possono bastare, ma non basteranno per sempre, questo poco ma sicuro. Allora, mentre qui andiamo ad adoperarci per avere 22, quindi ci siamo quasi, a noi servirebbe un altro compact, questo qui, lo svuoto? Ma sì, lo svuoto. Ok, buttiamo dentro questo e poi buttiamo dentro questo per buttarci dentro il mio amico Ferrone. Ok, però l'ho scordato sopra, quindi sinceramente a questo punto preferisco andare a comprare un altro dal mio amico Drover, giusto? Drover, dove è? Ho perso, eccolo. Andiamo a comprare dal nostro amico l'extractor, che costa 4 piotte se non sbaglio, Input extractor, no, $500. Ah, $500 si fanno abbastanza facile in questo pack. Cioè, come siamo messi noi, Oppela, dove è andato? Bella zio, dacci oggi il nostro extraction quotidiano. Te ne prendo pure due. L'input non ci potrebbero non servire, l'hyper storage già ce l'ho, quindi per adesso basta così. Bella zio, ciao. Allora, qui mettiamo questo, ok? Gli diciamo, esporta il ferrozio. Badass Beam, lo mettiamo in whitelist, perché se no ti tira fuori la prima cosa che vede. E poi andiamo a prendere... Ah, ce li ho qui, mamma mia che paura. Dice, dove sono finiti? Poi andiamo a prendere questi qua. Molto good. Signori, stiamo facendo anche la triple. Oh, di iron, ovviamente. Andiamo a controllare qua. 26, raga. Ci siamo. Ce ne manca uno soltanto. Oh mio Dio. È durissimo. Sì, molto bene. Questi sono due, quindi... Ah, dobbiamo aspettare. Ma aspetta, 9, 18, 27. Ce li ho, scusate, sono un pirletto. Quindi possiamo fare la farm di livello 2. Bam! Come avete potuto vedere, non la possiamo fare. Perché? Perché punto primo dobbiamo fare questi. Era triple, giustamente. E poi dobbiamo fare... Al solito, questi cosi. Maledetti. Double. Triple France. Per la farm di stone. Ah, ok, poi rimangono tre. Perfetto. Quindi dobbiamo fare la stessa identica cosa per gli altri tipi di cibi crudi. Portarci loro. Davvero tosto, eh? Wow, esoso. Allora, mettiamoci sotto. Ok, non era lui che volevo, raga. Era lui! Ah, tra l'altro mi sono accorto che qui, questo qui sta, mette tutta la stonda qua dentro, sto rimbambito, Gandalf il rimbambito. Allora, visto che lui è quello dei drawer, dovrebbe vendermi anche i compacting. E invece... Ma sul serio? Si strunz? È strunz, allora il compacting come lo faccio? Compa, poi compa, eccolo. Ah, lo faccio io! Zorri, zio! Super Zorri! Ok, però possiamo fare quello piatto? Perché se non sbaglio, cioè io vorrei, esatto, vorrei che non contenesse tutto, capisci? Perché dopo, mamma mia, non c'ho niente qui dentro. Allora, bam, sì, poi i pistauni, molto bene. Vai, chicco, me ne servono pure un po', ora che ci penso, ecco. Facciamo pure queste un pochino di più, molto good. E poi dice in mezzo, ah no, qualsiasi.
Fantastico, quindi on, the e tra. Perfetto. Allora, se io adesso tolgo il ferro, sta mano può essere ferro e può essere piuma, dovrei andare a cercare le cose. Oh, eccoli qua, il pork choppo, il beef octo e la raw chicken. Quindi se io metto qui questo, questo e questo, e vado a togliere questo un attimo. Ok, lo so che è un po' una soluzione poco elegante quella che mi sto proponendo, ma questo passa il convento. Quindi andiamo a fare così. Andiamo a mettere questa qua. Oh, back. Abbiamo un problema. Ragazzi, sto modpack è infame, è una sfidona incredibile. Quindi tu mi stai dicendo che quello che ho fatto prima non vale per adesso. Devo usare il factorized. D'accordo, non è che ho trovato da qualche parte, no? Facto? No. Signori, devo craftare i factorized. Va bene, va benissimo. La sfida è accettata, mio mellifluido amico. Ce ne servirebbero tecnicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minchia, signor tenente. Con le cose di bronzo. Il device fragment. L'alluminio rod. Ecco, già l'alluminio rod. Adesso, meno male, posso sfruttare questo. Vai, chicco. Non c'ho il coso, non c'ho il magnete, molto bene. Anzi, il magnete me lo tolgo perché mi causa sempre un po' di problemi. Quindi il bronzo ce l'abbiamo, sono felice di questo, ma possiamo comunque mandarlo qui dentro per cose future. E andiamo a cercare direttamente il factor. Non pensavo che fosse così tosto, sinceramente. Questo sembra cambiare ogni volta che clicco. No, è proprio lui. Dai, no, ma sarà glass normale, raga. Mi prego, tipo che non è l'Invar. E poi pistoni, va bene, Silver Gear e il device che è Silver Wire. Quindi Silver ce l'abbiamo, ovviamente. Ho visto anche le Silver Gear, che bravo che sono. Il Wire che abbiamo finito, no, forse sta qui dentro. Eccolo qui, fantastico. E poi i pistoni e questo grosso qua, raga. Vabbè, sistemo un po' l'inventario. Allora, vediamo un po' se tutto va bene. Possiamo fare questi qui, perfetto. Ne faccio 6. E poi mi manca il vetro. Però sembra essere, ve l'ho detto, se guardi bene, magari possiamo usare questo qua. Vediamo un poco. No, è il Fused Quartz, ragazzi. È il Fused Quartz. Il Fused Quartz. Ti prego, dimmi che si fa facile. Si fa nell'alloy smelter. No, dai, mi stai bloccando di nuovo la strada. No, non ci posso credere. Ti troverò. Forse vuole un equivalente, quindi vuole quello l'Hardened. Ah, posso farla a mano. Mi veniva un dubbio. Allora, io il Dash Smelter non l'ho ancora fatta. Vediamo se è fattibile. Guys, dove stai? Hardened Glass. Sì, però il glass e basta, no? Tutto il Tinner, Tonnetti. Vediamo. Però spreco un pochino di roba, capito? Cioè, mi consenti, capisci? Capito? No, vediamo un po' questa invece, la nostra amica. Mi sembra più facile. Lumium, nickel, Vediamo un po'. Tanto alla fine dobbiamo fare tutto, raga. Quindi, ecco, come potete vedere, il lumium non ce l'abbiamo. Ma sì che ce l'abbiamo, è qui dentro. Secondo me questo è il mio amico lumium. Vediamo. Eccolo, è lui? È proprio lui? Silver Tin, perfetto. Ci manca? Che ci manca? Ah, l'alambicco! No, l'ampolla! No, artisan, eccola questa, non so mai come facevo chimica, però al liceo, però non mi ricordo come si chiama. Bam, perfetto. Ho sentito uno swaraswaus, però qui dovremmo avere un Arrest of Furnace. Come potete vedere, Arrest of Furnace non c'è più. Il sorcio! It's come back! The comeback del sorcio, raga! No! Vedi che serviva il poro sorcio? Dove sta? Ah, eccolo! Allora, sorcio! No, tu sorcia via! Perfetto, sorcio! Per adesso vi servi! Sei ancora utile! Non sei licenziato! Dove? Così, era? Sì, sorcio, vai! Sorcia c'è questo! Ah, ma c'ho 30 delumion. Now is. C'ho nell'inventario, tra l'altro. Mi pareva strano, eh.
Allora, Industrial Smelter, facciamo così. Eccola qua. Ci servono soltanto... Ah, le redstone, scusatevi. Redstone, ne abbiamo ovviamente zero. Ok, molto good. Guardate lì come sdroppa il nostro amico, fantastico. Lui è il migliore, secondo me. È uno dei migliori. No, forse è il topo migliore che c'è, dai, se proprio dobbiamo dirle tutte. Però mi sa che ho sbagliato cosa. A noi ci serve questo, che si fa col copper, ragazzo, pieno di roba, di marci, di cose. Che fanno le cose, che dicono cose. Va bene, spreco due. Questo va così. Yes. Il super pyro lo buttiamo via. Molto bene. E ci siamo, eh. La fornace, vabbè, la fornace, vabbè. Me la posso permettere o non me la posso permettere la fornace? Me la permetto. Quindi, manca soltanto il plettone. Pronto? Sì. Ah, sono pieno, scusate. Manca soltanto, dicevo, il plettone che dobbiamo andare a fare così, giusto? Stai lavorando? Bravissimo. Bravissimo. No, il plettone che già abbiamo. Lumium. Oh, yes. Signori, manca la rondella. Nickels, a noi. Raga, vedo l'ora di avere l'upped, lo giuro. No, in realtà anche con l'upped e sti crafting, non lo so se si possono fare. Wow, ecco, questo è un bel dubbio che ci viene. Guardate qui che bella, che grande preparazione marcoscroniana. Bam, induction smelter. E let's go. La mettiamo qui, guardate che bella che è. Allora, per fare lui... è semplicemente lead e obsidian powerers. Noi di obsidian powerers ce abbiamo 100 e di lead ce l'abbiamo 0. Proprio 0, quindi prendo questi lead ores, li metto dentro Wolverizer, HK. Poi facciamo così e poi facciamo così e voilà. Giusto? No. No. Sì. Vai Kiko! Signori, abbiamo l'Hardened Glass. Let's go! Ok, signore e signori, dovremmo avere 12 pezzi qui. Quindi più questi qua che ci abbiamo. Oppela, riusciamo ad averne 1, 2, 3, 4. Ho rotto tutto, non so che è successo, raga. Però vabbè, adesso ci adagiamo con questi. Tecnicamente questi non dovrebbero avere la corrente. Ok? Cioè non dovrebbero andare a corrente, Zorri. Quindi se io vado a rompere quei cosi, perché mi dispiace ma non ci servono più. Oppela ed oppela. Vado a posizionare il mio amico qui. Chissà che succede. Ma dov'è il tizio? Dove sei? Scusate, eh. No, perché guardo dentro sta cesta? Dov'è la mia spada de fog? Dove sei? Fai i rutti però, scusa, eh. Ah, mi dimentico che qui non so fortissimo. Vabbè. Fai i rutti. Ma che è? Sei una shulkers. Ok. Row. Andiamo a mettere questo, vediamo. Ma non volevo mettere questo. Scusate, succede sempre quando shifto. Bam, bam. Sì, no dai, no eh. No eh. Me l'hai fatto vedere. Ma mi hai mentito sapendo di mentina. No raga, no. No. Mi rifiuto. Ma che... non mi puoi prendere per culo così. Porkshop, sì. Vedi? Combine. Sì? No! Ma scusa, ma allora che cazzo... aiutate, perché serve questo? Serve il bastone marcio. Vabbè, abbiamo fatto l'induction smelter, che sicuramente ci sarà utile nel corso della nostra avventura. E meno male che non ho fatti tutti, sai, buttavo quanta roba. Abbiamo scoperto che questi qui servono un cazzo, perché praticamente li devo fare a mano. Quindi? Eh no, ma se... come faccio ad automatizzare questo, raga? Cioè, dov'è quella basica? È questa, no? Serve quel tagliere? Il tagliere... vabbè, rifacciamo un attimo. Serve questo, eccolo, di un buon materiale, che ne so, tipo di Sbasbrovkiov. Solo di Einver esiste? No, dai, come si chiama? Cutting board. Abbiamo quello di diamante, 1800, molto bene, 1700, quella di platino.
Molto bene, molto bene. Basta, finito. Bene. Quindi facciamo così. E poi, regà, visto che boh, basta veramente però, Allora, butto tutto via. Poi vado a prendere... Guarda il sorcio. Sorcio, mi dispiace, t'ho rievocato per niente. Lo so. È un mondo di tenebra. Andiamo a prendere... Come si chiama? Efficiency. No. Unbreaking. Eccola qua. Allora, Unbreaking si fa con l'ossidiana. Fantastico. Quindi io ce l'ho l'ossidiana. Dov'è il mio... Sono tutti diversi qui. Eccolo, è lui. L'ancestor mio nonno. Prendiamo holding via. E c'è qualche problema? Vai! Ah no, è lento. Mizzeca se sei lento, frate. Ok, lo velocizzo. Ma me è figo del merda. Ok, abbiamo il mio Unbreaking. Quindi posso metterlo qui, giusto? Dimmi di sì. Perfetto, perfetto. Tecnicamente, Unbreaking 3 ci dovrebbe garantire un utilizzo molto, 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 molto più prolungato. Quindi... Io, raga, non so se prima o poi sbloccheremo un metodo di crafting diverso, ma sembrerebbe per adesso che, tra l'altro, poi gli animali stanno là sopra, quindi l'unico metodo è metterli dentro le farm potenti. È per forza l'unico metodo, raga. Come cacchio si chiama questo? Rope workshop. È l'unico fucking metodo. Oh, Jesus Christ. Ho capito. Però se a me, se io non farmo, poi io m'ammalo, eh. Io te lo dico, gioco, faccio sognare, perché qua, cioè, capito? Boh, io devo farmare, devo trovare un metodo. Mi serve un... Ah, il mattock no, scusate. Il pork chop sì. E poi ci serve il chicken. Niente, l'agnello che toglie i peccati dal mondo non ci piace. Va bene. E il chicken così poco. Così poco chicken. Perché quello droppa pure le piume. Quindi, ragazzi, forse non ci arriviamo mai. Eh no, non c'è. Forse. Allora, con questo sì. Con questo sì. E con chickens no. Perché tu prendi il Factorized. Che boh, lo uso perché. Lo uso solo. Lo uso solo perché abbiamo fatto, raga. Giusto per quel motivo lì. Ecco, ci butti dentro questo. Dicevo, non usiamo il Factorized che è inutile. Facciamo questo, vedi? Ne facciamo uno soltanto. Un doubles. Invece con questo facciamo... Ah no, questi sono solo doubles. Raga, qui tocca trovare una solution. Tocca trovare una solution per fare le farme, se. Perché la... Cioè, è un bordello. È un bordello quella di... Cioè, già quella di stone. Scusa. Già quella di stone vuole così. Oh my god, soffro. Soffrissimo. Soffro. Cioè, potrei mettermi in AFK laggiù. Posso mangiarli questi? No. Potrei metterli in AFK laggiù e ne arrivano un bordello. È vero. Però potrei mettere il Killer Joe con una spada con looting 3. Merchant Trade. Ok, allora io proclamo qui, signori, la fine di questo esperimento. Purtroppo volevo farlo tutto in puntata, ma dobbiamo rassegnarci, dobbiamo mettere i puntini su lì, dobbiamo farmare di più, molto di più, moltissimo di più. Quindi, detto ciò, non è che ci fermiamo qui, è giunto finalmente il momento e io so 150 anni che leggo nei commenti, Marcus guarda che Arether Star ci ha scritto che è trade, lo sappiamo. Abbiamo ancora la facoltà, tutti quanti, non soltanto tu che me l'hai scritto, di leggere la scritta molto evidenziata che sta scritto su tutti gli altri oggetti che hanno la stessa cosa. Lo sappiamo tutti quanti, soltanto che io non se è una cosa che posso ottenere in un'altra maniera, non mi piace ottenerla così, capito? Bella, regà, stata a morire? Tu no, tu non sembri. Va bene, dai, ti perdono. Vabbè, e quindi quello che voglio fare io è una gabbia per il guidarone. E abbiamo detto che ci serve la nostra amica Reinforced Obsidians, che si fa con le slug e la pulverized obsidian. Ed ecco perché abbiamo farmato l'ossidiana come porci. Quindi, signori, di nuovo ritorniamo a fare un po' di pulverized obsidiana e dovremo avere anche molte slug. Perfetto. Oppela, se non sbaglio era qua, però potrei pure sbagliarmi.
Yep, yep. No, nel black. Ecco qua. Perfetto, c'era roba. Ora, io non credo che ce ne servano 64, ma noi ne faremo precisamente 64. Ok? Quindi, bam, questa cosa è atomica, eh. Questo pulverizer è spettacolare. Lo voglio. Ne voglio uno. Quanti ne ho? Oh, a proposito di uno, ma qui? Oh, non male. Cos'è il Fortium? C'è la Modular Force Field System. Che cacchio ci faccio, raga? Chi sa ricorda? Bellissima. Cioè, era una delle mod che più più spreca risorse e soprattutto energia. Aiuto, ok. Ci siamo quasi, ce l'abbiamo. Signore e signori, vi presento uno stack, direi, sì. Eccolo qua. Uno stack di, però, manca qualcosa, come al solito, no? Di... Ah, la pulverizer, la water, questa qua. Facciamo subito. Qual è un problema? Questo lo togliamo. 1, 2, 3, 4 e 5. Dovrebbe bastare. Si è rotto. No. Si è rotto il nostro piccone. Quindi andiamo. Sto coso marcio. Platino, ce l'abbiamo di platino. Meno male. Meno male. Facciamo DOS. E voilà. E adesso è finita l'acqua. Minchia, quanta... Ok, è il momento di svelarvi il mio trucco per la purifier water. Guardate, adesso faccio vedere. Prendi una fornace, metti il secchiello vuoto e diventa pieno. 10 secchielli. Bam! Così, d'amblè, senza senso. E voilà, signori, ce l'abbiamo. E ora, visto che siamo impavidi, andremo a mettere il wither... No, non è vero. Oddio, lo faccio o non lo faccio, raga? Aiuto, il wither esce anche da un blocco. E poi non sono invincibile. Non sono invincibile, quindi... Lo faccio a casa, non lo faccio a casa, lo faccio a casa. No, non lo faccio a casa, non lo faccio a casa. E mi servirebbe un piccone, salve, grazie. Vediamo. Ah, è veloce, mi hanno detto. Mortacci de Peppe. Mortaccioni. Ok, motivo in più per non farlo a casa e poi devo toglierlo. Ok, vado a cercare un posticino. Ragazzi, il piano è semplice. Pozione di Night Vision. Dopodiché andiamo a piazzare i blocchi. Così. Dopodiché piazziamo questo e questo. Dopodiché. No, c'avevo lo sciarpa, me lo sono bagnato due. Vabbè. Rimaniamo qui insieme a lui, raga. Eccolo. Oddio, ci ammazza questo. Morimo male, raga, ve lo dico. Morimo male. Please don't hurt me, senpai. Signori, diciamo addio al villaggio perché il nostro amico... Ok, no, sei incastrato. Beh, Beh, non è proprio andata male. Cioè, nel senso, non è andata per niente male. Non pensavo che si incastrasse qua sopra. Però, visto che io sono un tizio molto, molto... non ho fatto soltanto i bordi. Ho messo pure l'altro blocco che chiude, no? Che fa la diagonale. Quindi, non è andata male. Ora, però, mi sono mangiato entrambe le mele. E quindi, ho fame. E quindi... sì? Posso, mi antidoto. Instant healing potrebbe fare al caso mio. Ok, il secondo tentativo sarà diverso, guys. Perché voglio provare a vedere se si cattura. Me l'avete chiesto in tantissimi, io non credo. Però vediamo se posso catturarlo. Hop! Non si possono catturare i boss. Ok, proprio ce l'ha detto, raga. Ce l'ha detto. Non si possono. Ma anche se è esploso? No. Allora, io non so dove... Questo è un bliccione, mi dispiace. Sto un po' bagabusando, eh. Mi sento un po' un vanillaro col secchiello d'acqua. Oop! 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 Sicuro? Sicuro? No.
Signori, ce l'abbiamo fatta. Va bene. Sì, il boss è uccidibile. Il problema è uno e uno soltanto, raga. Oddio, ma voi vedete che ho fatto il vanillaro davvero? Oh, raga, mi sa di sì, Mi sa che... No, vabbè, no, lui stava qua. Non so come funziona quel glitch vanilla, però... Diciamo che non era mia intenzione farlo. Dov'è il mio amico Creeper? Poverino, è schiattated. Ok, abbiamo le due Nether Star necessarie per fare... Cos'è questo? C'è tutto! No, me ne vado, ok, piano di stronzi. Vabbè, questo villaggio lo useremo come beta test. Cos'è quella cosa? Come posto dove testare le cose sul leader. Purtroppo, miei cari, non si può mettere dentro le farmine, ma era abbastanza plausibile, cioè lo sapevamo, dai. Quindi Patafrolli, tecnicamente, dovremmo poter fare tutto quanto, giusto? Allora, cioè, andiamo a vedere. Andiamo a mettere la qui, se non sbaglio. Sì, facciamo future cosa? Future tech workshop. No, la si fa di qua, perfetto. Ci abbiamo bisogno dei lapislazzoli, gli skeleton skull che credo di avere. Skull, perfetto. I lapis, eccoli qua. Li andiamo a fare. Sono molti. No, aspetta, scusa. Non ho capito. Sì. Sono molti tanti, certo, sono tanti molti. Vabbè, 13 dovrebbero bastare. Poi abbiamo bisogno del blocco di diamante. No, dai, dimmi che ce li ho. No, ma i diamanti proprio scarseggiano. No, dai. Ah, 97. Ah, 97. Li buttiamo qua dentro, i diamanti. Ecco fatto, dai, meglio. Oppe, bacco! Ragazzi, abbiamo un qua. Tutte queste cose non devono andare qui dentro. Aia, che dolore incredibile. Vabbè, questo lo sistemiamo subitissimamente. Mizzega davvero. Dopo del tè, grazie del tè, due cucchiaini. Abbiamo bisogno di... No, aspetta, ho fatto i cosi. No, non l'ho fatto. Oppe là, li buttiamo dentro. Poi, il blocco di quarzo. Il quarzo dovremmo avercelo. Ok. E ci abbiamo tutto. No, l'uovo. L'Omega Dragons, che normalmente si fa così, ma noi... hanno sbloccato un po' di cose. Noi l'abbiamo trovato uccidendolo Udrag, che dice Infused with Love. Tra l'altro, ci si può fare oltre a questo, cioè, si mette come terreno di questi Omega cosi, che non sappiamo che cosa per appunto sono, però vabbè. Bam, giù nel canestro, abbiamo bisogno di Liquid Experience. Niente di... più semplice. Buttiamo dentro tutto quanto per chiarezza espositiva. Ah, poi mi ha dato pure dell'altra roba. Questa cesta la devo togliere perché attira tutta la mia poca attenzione. Thank you. E qui dovrei avere il tomomot dell'esperienza. Quindi posso fare così. Perfetto. Qual è il problema? 512 e 512. Potrebbe. Sì, vai. Fermi tutti. Questa qui è... Non è Liquid XP. Fermi tutti. Riprendiamocela. Non posso? È messa per sempre dentro? Ah, va bene. 32.000. Ho buttate, praticamente. Bene, Marcus Cron. Questa qui è Liquid XP. Liquid XP che non abbiamo. Cioè, abbiamo, però non abbiamo. Cioè, non so se mi sono spiegato. Dobbiamo metterla qui al posto di quella che ci dà i soldi. Quanti soldi mi hai fatto? 3.700. Grazie, soldi. Quindi... Ci serve il Magma Crucibles, eccolo qua. Lo dobbiamo mettere... Aio, che dolore. Qui. E lui dovrebbe produrre la Liquid XP di cui prima. Ah, che meraviglia. Che meraviglia. Andiamo a prendere un cable, un conduit. Thank you so much. Mettiamoci questo qui dentro. Dimmi che questo qui è super avvantaggiato. Perfetto, quanti ce ne servono? 5 mila. E va bene, dobbiamo aspettare. Molto, aspettare tanto. Ma proprio quella che volevi, l'equivalente no, eh? Va bene, aspettiamo. Well, mentre aspettavo mi sono detto, beh, se non puoi, diciamo, farmarlo alla vecchia maniera, allora spammalo. Quindi sono salito qua sopra e mi sono portato un po' di lassi e ho deciso di non ucciderli più, i poveri animali, perché tanto se non ci sto io non vanno, cioè non spawnano, ma
iniziare a farmarli dentro le wooden farm. Ok? Non saranno super, super mega. Ma solo mucche adesso, scusami. Frate? Solo mucche. Mi servirebbe, che ne so, un gallino, un cosino, un qualcuno. Ma vado lento? Sì, vado lento. Dov'è? Ah, no, 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 ce l'ho. Ok, sono opulento? Magari. Magari, sì. Bestie, vai, è il momento. Non sporano, raga. Vabbè, intanto devo aspettare quello, aspetto quest'altro. Quindi, queste qui le possiamo fare perché ci costano soltanto un compressed, no? Noi già ce l'abbiamo. Oh, eccole qua. Eccole qua, le mie amate. No, sì, due pecore. No, scusate, due pecore, due maiali. Porco. Levale le mani di dosso, adesso mancherebbero due gallinozze e ci siamo. Sotto stava a 2000, quindi è una cosa un po' lenta, qualcosa, però di lento. E come potete vedere, quando uno... è come con i Lego, non so se giocavate con i Lego. Siete giovani, che cazzo ne sapete dei Lego? No, volevo dire... cioè, nel senso, cercavi il pezzo e non lo trovi, poi dopo non lo cerchi e lo trovi. Adesso io non sto cercando le galline, sto cercando le pecore. Le pecore sono... Oh, quanto vorrei sponassero le pecore in questo momento, guarda. Ti giuro, se potesse raspona... Tra l'altro un ragazzo mi ha detto che ci posso fare delle trap. Eccole qua. Il fish trap? No, non credo sia questo. Vabbè, un trap. Da qualche parte c'è un trap. Che mi permette... Della PAM? Ma non c'è la PAM. C'è la PAM, è vero. Oh my god, this is fucking incredible. Vediamo un po'. Oh, ha funzionato, raga. Ha funzionato. Work it. Oh my god. Avete visto? Incredibile. Incredibile. Sì, no, non gli piaceva. Va bene. Ok, armati di tutti i punti di lasso, io potrei andare giù e vedere se possiamo fare un po' di farmine di legno, che non sono superlative, però che ne so. Tre per ogni animale. L'unico problema è che non so come... cubarlo, capite? Anche con l'Applied, come lo posso cubare? L'unica alternativa è che l'Applied funzioni con questi cosi, con questi trade. Niente spoiler nei commenti, eh? Consigli sì, ma no spoiler. Please, please, please. Vedi? Vabbè. Comunque, allora, armiamoci di hoppers. Eccoli qua, guardate quanti ce ne ho. E armiamoci di... sì, forse. Allora, quei triple? No. I double? Yes, con i double non ci facciamo più niente. Quindi a questo punto lo spacchettiamo. No, dimmi di sì. No. Ormai è questo. Ma che cazzo stai a dire? No, vabbè, raga, scusate. Il pack mi vuole morto. Ma sei seria? Ma sei... Sei serissimo. Taci tua. Va bene. Va bene, allora io direi che due esemplari, tipo una mucca e un pollo e un maiale. Dov'è il pig? Eccolo qua, li possiamo mettere in questa qui d'oro, che ci fornisce di tante cucine buone. E oh my god, devo assolutamente cambiare questo perché sta morendo. Grazie caro, anche della bottarella, mi ha fatto molto piacere. Una cosa così al volo, tra amici. Questi qui li possiamo togliere, effettivamente. Basta, botte, io sono contro la violenza, soprattutto quando è rivolta nei miei confronti. Mangiamo. E poi malediciamo il mondo, perché davvero non posso farlo neanche nel factorizzare, se faccio splitto. Neanche. Ho molta, molta rabbia in questo momento, ve lo posso assicurare. Molta, moltissima. C'è una rabbia. Arabia quasi. Ok. E non voglio questi. Grazie. Voglio il porco cioppone. E ok. Facciamo un altro po' di questo. Che cos'era quello? Ground pork. Oh my god. Il soffitto BBQ jackfruit. Ok. Posso fare il tofu. Cosa? Va bene. Non lo so. Non ci interessa. Poi questo. Sì. Opelà, thank you. E poi abbiamo detto il nostro amico, che è sempre poco. Va bene. Ora posso farne altre di queste, quindi? Penso di sì. Te prego. Yes, but no. Cioè, ma sì, dai, questo qui no. Ok, bene. Ah, perché questo qui deve essere triplollato. Triple. Vediamo un po'. Non ce l'ho, infatti. Va bene, ne facciamo un po'.
1. Non sei felice se fai così, scusa. Ah, perché purtroppo c'è quel bugghino, ragazzi, dovete fare così. Lo so, è strano, però va bene. Quindi posso fare bam, posso fare 1, 2, 3, oh, ecco qua, altre 3, 6 belle farm. Che facciamo, gli facciamo fare così, praticamente. Perfetto, purtroppo vi ricordo che ste cose non pigliano da sotto, cioè non ci posso mettere l'hopper, non so perché sono buggatissime con gli hopper ed ecco perché stiamo usando delle cestone Giordano, poi chissà perché scendo sotto, vabbè, chest queste qua e visto che non siamo in 1.14 usiamo anche le trapped per switcharcela, quindi qui la trapped, qui quella normale, qui la trapped, qui quella normale, fantastico, andiamo a mettere maiale, mucca e chicken. Oppela, oppela, ed oppela, e di nuovo chicken, mucca, c'ho un pig un po' consumato, ma va bene lo stesso, e voilà, perfetto. Io piano piano ne farò altre, ragazzi, così ci permetteremo di porarci, mi sembra un po' una cosa schiavista, ma ci piace lo stesso. Adesso, bando alle ciance sui cosi, sui poveri animali. Oppela, buttiamo tutto dentro, il pesciolino, questi qui, i sordi, le cose, molto good. E andiamo a vedere se abbiamo il liquid off. Ce l'abbiamo. Ah, siamo felici. Quindi andiamo a prendere un buckets, prendiamo uno di quelli importanti. Facciamo così, molto bene. Ti prego, non trasmutarmelo. Signori, possiamo farlo! Let's go! Quindi, ragazzotti, dopo tanta sfida, abbiamo il Futurk Workshop Tech Antonio Calabro. E come potete vedere non c'è sta da una quest, quindi il vostro Marcus Cron è il solito birra che va troppo avanti. No, dai, davvero? Sì, davvero, raga. Ah, no, aspetta, Infinity Shard. Sì. Ma Infinity Shard io già le ho trovate. Wait, ho trovato i fragment, è vero, i fragment? Ah, diventano shard. E questi? Che ci dà? Ah, e allora faccio così. Questi me l'ha dati il drago, vero, regà? Ok, sì, c'è Merchant Trade, però io non voglio spendere i soldi a buffo. 32 ne vuole! Allora, qui mi dice di completare l'agricoltura to Omega e Infinity Seed. Perché? Perché questi qui ci vengono dati da questo, probabilmente. Che è... Eccolo qua, l'Infinity Flare Seed, che è un materiale che nasce dal Ferranus e dal Siddo. Sul Packet Ice il Ferranum è melone e pumpkins. Ah, ma è facilissimo. Ma è facilissimissimo. Interessante. Molto, molto interessante. Di Infinity però non abbiamo nient'altro, quindi l'unica cosa sarebbe stata far così, ok? Ma ne otteniamo davvero, davvero pochi, giusto? Sì, perché ne otteniamo 3, noi ce ne servono 32. Vabbè, raga, ma... scusate, ma facciamo la puntatina un po' cicciotta, che come ci piace a noi. Andiamo sopra! Let's go! Ma perché vado fuori? Devo andare sopra! L'ho pure detto, sopra! E invece fuori. Let's go! Preso tutto quello che mi serve, andiamo qua sotto, ragazzotti, che è quello proprio il top dell'Agricraft. In realtà io l'avevo tolti perché poi ho tolto le particelle... si chiamano sprinklers. Ecco, diamogli una bottarella un po' più importante. Pampete, pimpete, pimpete, pampete, pom, pum, pim, pampe e pompero. Togliamo sto pumpkins qua, che appena trovato ho fatto subito la farm di ferro. La farm di ferro, tra l'altro, devo mettere altre cosine a fare per il ferro, raga, importante, perché se no dopo abbiamo la carne, ma non abbiamo il triple per fare questa qui, la farm, la seconda farm. Questa qua, da cui poi partirà e faremo tutto questo. Wow, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Peccato non si possa mettere una bottiglietta a caso. Comunque, quindi io direi che qui è il posto più adatto. Yes. Rompiamo qua e andiamo a mettere... molto lentamente. Qui e qui il melone e il melone. No, il pumpkin, se mi ricordo bene. Il watermelon e il melone. Non lo so, vabbè, lo dirò in inglese. Pumpkins, cerchiamo una hoe da qualche parte, ne abbiamo tante, ecco qua, però poi mi ricordo che dobbiamo usare l'agricraft, quindi ci servono i crop stick, eccoli qui, bam, quindi giù nel canestro, melone e pumpkins, ho messo quelli 10-10,
Lasciamo quelli 10-10, perché dovrebbero avere una forza maggiore, ma non dovrebbero poter, appunto, crescere sulla Gravels, ovvero dove il Ferrus... Ma davvero posso fare le cose di ferro? Ma poi mi dà il ferro? Mi dà una nuggets di... Oh my god, ragazzi, con questa... PN... Vabbè, dai, no. Vabbè, so... Speravo di no, cioè speravo che sia una cosa decente. No, indecente, sarà indecente o decente, non lo so. Quindi cobblestone, facciamo così. Scendiamo qui nell'acqua. Facciamo così. Facciamo così. Mettiamo... sì, cosa c'è? Ecco. Mettiamo questo. E poi mettiamo la gravels. E poi mettiamo il nostro ciccio ciccio in crochet. Allora, tecnicamente... queste due non possono andare qua. Quindi l'unico caso in cui ci andrà sopra sarà quando produrrà il Ferranum. Per aumentare le nostre chance, io farei così. Oppela. Oppela. Metterei di qua questo. Giusto? E di qua quest'altro. Oppela. E tecnicamente, cioè, capisci? A meno che lui non faccia così così, che però... sì, capito. Boh, non lo so. C'abbiamo anche gli sprinklers e il water can. Water... Eccolo qua. Vai, ragnatela! Cresci! Superbo! Attenzione! Il Ferrano Seed! È lui! È lui, è cresciuto! Così, d'amblè! Senza senso! Maturo! Maturo! Ed eccolo qua, una chicca di nuggets, ragazzi! Fantasticissimo! Andiamo a prendere quella paletta brutta! Agricraft, lei era il chopperissimo, sì! Perfetto! Tanked. Andiamo a metterla nel Seed e anche un po' Alizers. E metteremo qui. Vai, Kikko. Si trasformano in Ferrano Seed. Diventano Ferrano Seed di livello 1. Ok, no. 2-2-2. Top! Incredibile. Ok. E poi ci serviva... No, non questo. Ah, devo andarci pure a cercare, giusto? Sul ghiaccio, sul Packet Ice. Quindi io qui già ce n'ho uno. Poi andiamo a prendere i crops, li mettiamo qui e ci mettiamo i siddoni. Seed di cui non ho un 10-10, ma chi se ne frega della musica. Dopodiché andiamo a prendere il Only One Kenobi, raga. L'ice nel gelid, oppure... Ah, col glacial posso farlo? Ah, così! Vabbè, uno solo mi serve tanto, che mi frega. Perfetto. Posso far così, perfetto. E adesso, di nuovo, magica bula, kitte se cula, bidi di body di bu. Se te mi fai una magia, mi fai... capo bastone, agagagaga. Dai. Coraggio. Ok, lo aiuto come prima più di prima, dai. E invece la magia. Succede. È lui? È lui o non è lui? È l'Infinity Flare. Vediamo? Non ci ha dato un cazzo. Grazie. Ma sei gentile. Che vuol dire? Che vuol dire? Scusami. Sì. Pronto. E Infinity? Ma che bello di... Ma scusa. Allora, aspetta, eh. Allora, pronto. Dov'è il mio quest? Dove ho messo? No, raga, c'è l'oi, non lo vedo, vero? Ecco, al solito, scusate. Allora, sì, dicevamo, sì, no, qui, sì. Future Seed Now, dov'è? Eccolo. Allora, pure grossa mi dice di farla, Jill to buy Omega Infinity Material. Ah, dice, oh, quindi io faccio questo. Ah, potevo comprarli, sono coglione. L'ho visto, raga, c'è scritto Merchant 3. Vabbè, però è più carino così, effettivamente, che spendi i soldi. Però volevo capire... Volevo capire... capito? Voi volete capire o non volete capire? A me piacerebbe capire. Oh! Aspetta! Come? Ah, ok, sì, sono altre cose. Oddio, ancora altre cose succedono. Grow from Infinity Seed, drop from the Ender Dragon, che è quello che sappiamo, però a me piacerebbe che lui vedesse qualcosa.
Raga, non c'è da niente. Ok, questo è un mistero misterioso che dobbiamo comprendere. A meno che non sia sta cosa brutta qua, sta cosa che ho visto qui. Aspetta, perché può essere. 25%. Ma io credo che sia l'incrocio. Giusto? Cioè, scusa. Me la tocchi la medusa. Vedi? Dovrebbe da questo. Oh! Incredibile! Ok. Due fragment. Quindi, di sto passo, facciamo notte. Ok. Beh, la prossima volta magari faccio FK, faccio un po' di farming, credo. Perché comprarlo effettivamente... Ok, magari il Wither ci avete ragione, ogni volta andà a fare la scatola, chiudese dentro, picchiare e tutto quanto. Però in questo caso possiamo fare il farmingone, perché dobbiamo fare il... dobbiamo spendere i soldi. Cioè, noi farmiamo per averci i soldi e... mi piace anche spendere... No! Stavo a risalire sopra, scusate. Pronto? Sì? Devo andare a casa. Eccomi qua. Quindi andiamo a prendere il... cose strane probabilmente, è lui, vero? È lui o non è lui? Ma certo che è lui, eccolo qua, guardalo, 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 guardalo. $500 l'una! $500 l'una! Grazie, sono barovolino a fare. No, è infelice adesso. 29. Mamma mia, raga, i sordi, cioè, gli stavo proprio a tirare. Dai, però. Tocca fare la farm per forza. Per forza, ragazzi, per forza. Sistemiamo un pochino sto inventario che fa schifo. E i miei soldi. Ah, eccoli qua. Vabbè, un pochino ce li ho, però. Vedo, ho finiti. Non ho mai speso tanto. Però abbiamo la quest completata. Bello di casa. Fammi vedere quanto costano le Nether Star. Allora, questo... vabbè, questo è fattibile. Sì. Dubiotte! Mamma mia, tu mi manni mazzo. Ok. Sì, grazie. Devo scegliere? Scelgo gli Infinity Ore, zio. Cazzo, scusa, perdonatemi, però, scusa, che domande so? Tra Ender Pearl... e quelle. Ok, adesso riprendo in mano questo. Oh yes! E andiamo così. Your first pair of badass glass is in the house. Ok, under other set. The Crash Mutation Chain Grow the Omega Materials. Raga, che cacchio sono sti cosi? I glasses of the Epiphany. Belli. What? Well, scopriremo a che cacchio servono sti occhiali. O se effettivamente sono una trashata messa dal creatore de... Oh mio Dio, si fanno così? Ok, sono probabilmente importanti per qualche tipo di scopo. Però se andiamo a fare l'unica cosa che mi permette di fare è questa, che però posso craftare in questa maniera. Quindi non ho capito. Non la sprecherò ovviamente in questa maniera. Tutti gli altri casi sono chiusi. Quindi ragazzotti, io per adesso vi sallustro qui. Ci si aprono delle porte. Porte importanti. Fatemi mettere il mio ciccio ciccio. Per adesso lo appoggio qui. Perché all'interno di questa crafting table, che è diversissima da tutte le altre, finalmente possiamo fare la roba tecnologica. Dovremmo poter sbloccare, vedete qui, la enderaio, che non è affatto male. Cosire interessanti, e credo anche la MMFSFSU. Ma soprattutto finalmente un'armatura degna di questo nome. Oh, finalmente. Noi però dobbiamo farmare male. Quindi non so se farò delle live, lo farò FK o lo farò una prossima puntata. Andremo sicuramente a produrre una tonnellata di Void CCCC. Perché guardate, ogni singola volta che facciamo, che cacchio ne so, tipo qualcosa qui dentro. Tipo voglio... abbiamo detto che dobbiamo fare le Lancet Alloy, no? L'Alloy Smelter. Vedete, gli altri non li posso fare, posso fare solo questi. Guardate, l'Infinity Plate si fa con due gemme, che sono quattro di quelle, raga. Praticamente, questi sono 400, sono $2000 se dovessimo comprarli. Cioè, questi sono $4000 per 3 più 2, 10, cioè, sono $40000 soltanto una di queste, raga. No, no, facciamo la farm assolutamente. Poi facciamo anche quella di Omega. E dobbiamo fare un sacco di cose. Dobbiamo produrre gli animali per fare le farmine morbide. Wow, un botto di roba. Ma
Verremo ricompensati. Verremo ricompensati, miei cari. Sti occhiali fanno cagare. Io vi salutro. Lasciate un pollice nel su per tipo 3 ore e mezza di registrazione. Ci vediamo alla prossima puntata della Rusty Quarter. Bella per voi. Ciao.